Grazie Presidente. Io ho affrontato il tema in commissione ed è importante invece porre all'attenzione dell'assessore un tema che è fondamentale, che è quello del controllo dei dati di bilancio per effetto appunto di quello che poi ha fatto di fatto il MEF attraverso la BIDAP. Ora, la BIDAP è una banca dati creata grazie alla legge che sappiamo del 2009, dove la 196, dove prevedeva questa banca dati e serve proprio per raccordare, diciamo, tutti i dati contabili di tutti gli enti locali e anche degli enti centrali. Ora è importante, Assessore, se mi ascolta, Assessore Lemmetti. No, volevo l'attenzione dell'assessore. È importante, abbiamo affrontato un tema molto delicato in commissione, che è quello del software che viene utilizzato per l'elaborazione dei dati di bilancio. Ora, è molto importante e abbiamo, diciamo, discusso con un collega della ragioneria sulla necessità di avere un unico, diciamo, strumento informatico condiviso con tutti gli 8.000 comuni per rendere omogeneo, diciamo, il software in modo tale che non ci siano, problemi appunto di questo tipo. E quindi la ragioneria potrebbe farsi, diciamo, portavoce in questo senso di creare questa piattaforma unica per tutti gli enti locali. Ok? Perché è emerso che, poiché ogni ente si può avvalere di un suo software contabile, cioè si possono creare poi appunto questo tipo di problemi. Per evitare questo sarebbe, diciamo, necessario, magari con l'aiuto dell'ANCI, fare un lavoro di questo tipo, armonizzare, diciamo, la parte con, diciamo, il software contabile che viene utilizzato dal punto di vista del rendiconto di gestione. Poi questo logicamente sono dei tecnicismi che magari approfondirete in altre sedi, però è emerso questo perché so che stiamo passando a un nuovo software che è in open source e che insomma ci hanno spiegato più o meno come dovrebbe funzionare, però lì è emerso proprio la necessità di dire che sarebbe il caso che forse il MEF, visto che fa dei tipi di controlli sicuramente fatti in un certo modo che dall'incrocio dei dati emergono subito eventuali incongruenze, magari il discorso di avere delle emissioni con, un diciamo, con dei valori negativi sarebbe uscito subito, quindi non avevamo questa necessità poi di integrare e rettificare. Quindi sarebbe il caso che con l'aiuto del MEF riusciamo ad avere questo tipo di controllo, così come l'hanno fatto loro attraverso la BIDAP, possiamo far sì che lo facciamo noi in casa, prima che andiamo ad approvare il rendiconto. Poi per un altro discorso invece era importante far sì che quando, diciamo, arrivano le delibere non avevamo il prospetto per poter analizzare i dati e quindi insomma in commissione ci siamo trovati privati, diciamo, di poi quello che poteva essere l'impatto. E quindi se insomma si può mandare direttamente alla commissione la delibera con l'allegato al prospetto, proprio perché così è più facile seguire anche quello che sono, diciamo, quali sono stati gli effetti sui dati veri e propri, cioè questo, anche perché è semplicemente una ridistribuzione interna del fondo pluriennale vincolato, non ha effetti sul totale e quindi, poiché poi le opposizioni, diciamo, hanno evidenziato che non potevano verificare quello che era successo, cioè rendere, diciamo, disponibili i prospetti e quindi le informazioni può aiutare anche di più ad avere, diciamo, a spiegare meglio quello che poteva essere l'impatto di questa delibera. Grazie.